E per tutti coloro che se l'hanno persa, oggi vedrete la leggenda dell'88esima vittoria delle Bad Bears. Bene ragazzi, qua è Steph e bentornati in questo nuovissimo video sul mio canale. Siamo ancora in vacanza da questo periodo di fine inizio anno. Presto tornerò a Milano, ricominceranno a esserci due video al giorno. Intanto gustatevi quello che è successo in questa partita con Kendall. Hashtag déjà vu. Ti va di fare una bella Bad Wars? Una Bad Wars? Noi dobbiamo ucciderli tutti quanti, me ne manca uno per arrivare a 88! E andiamo allora, e andiamo a vincere, dai! Dai, seguo te che sei il capogruppo. C'è un marchio sulla tua testa, ovvero l'88esima Bad Wars. Dobbiamo vincere. Ti giuro, non me lo perdonerò mai se non riusciamo a vincere questo, ok? Mai nella vita. Mi viene da ridere perché, vabbè, non dico niente. Non spoileriamo perché già sono usciti. No spoiler! Non vi annoierete, diciamo questa cosa. Ti rendi conto che siamo color acqua di nuovo? No, dai, no. Vuoi spiegare la legge dell'acqua per te? Non puoi vincere questa partita. Ok, bene. Qualsiasi cosa tu faccia. Molto bene. Io prendo suoi ordini, mi dica tutto. Oh, mi piace, già mi piace. Vai immediatamente al centro e prendi tutti gli smeraldi che trovi. Vuoi tutti. Un collegamento dalla nostra base o meglio dai diamanti? Come preferisci. Meglio dai diamanti, vai così. Così ci sbrighiamo. Il letto? Lo lasciamo così. Lo lasciamo scoperto. Sì. Guarda, ci sarà qualcuno che cercherà di venirci contro perché già ho letto qualcosina in chat, però... Strano, non succede mai questo. Ma proprio mai, ma che dici? Vedo i gialli che già sono un po' interessati nel venire da noi. Che dici, li puniamo? No, tutti verranno puniti questa partita. Tutti. No mercy for no one. Perfetto. Vuoi che ti raccolga un po' di smeraldini? Un po'? Me ne servirebbero 12. Ce la fai? 12, 12 ancora un po' ci vuole. Però ne ho uno per adesso. Chi ben comincia è a metà dell'opera. Vedi, sei molto ottimista. E soprattutto, questa partita si vince. Capito? Ah, assolutamente. Ok. Cioè... Io c'ho una spada in diamante e c'è. Non è neanche da mettere in discussione in realtà. Fu così che perdiamo. A fine video abbiamo perso. Game over. Primo letto rotto il nostro. Tutti no, i gialli mi sembrano abbastanza addormentati. O almeno il giallo, perché è da solo. Potrebbe essere la prima vittima. Intanto questi. Non so se possono servire a Quanti qualcosa. Sono? Quattro. E allora, un diamantino. Ora qua, aspetta. Prendi qui. Ok, grazie. Una bella spada. Se per caso tu avessi dell'iron, mi farebbe comodo per prendere altri blocchi. Te li vomito, come dici tu. Guardala quanti ne arrivano. Senti, c'è un verde già al centro. Facevamo che te ti prendevi l'armatura di diamante, io intanto mettevo da parte l'oro per l'armatura di iron. Ok, si può fare. Oh, ciao, arriva verde. Uno. Lo ammazzi? Sì, visto. Vai, picchialo. Ok. Jackpot! Quanti ne aveva? Quattro ne aveva. Andiamo a prendere altri due, anzi di più se possiamo. Oh, qua c'è uno! Arrivo! Dove pensi di andare tu? Vogliamo provare a fare anche una razzia di diamanti al volo così? Vai, corri, rubaglieli tutti. Oh, arriva un altro verde qua. È quello che vogliamo hai ucciso provare tu. Già ad ammazzare i grey. Sono qua sulla nostra strada, guarda, bellini. Sì, io ma l'hanno protetto se il vuoi. Letto. Tu hai il piccone? Sì. Senti, aspetta. Ci abbiamo tanta roba. Conviene perderla? Non la perdiamo. Io c'ho due smeraldi. Ah, dici di... Ok, va bene, andiamo. No, vabbè, aspettiamo. No, li possiamo... Cosa facciamo? Andiamo via perché ora siamo sul ponte. Ma è sul real power, ma lo vedi, guarda. Torniamo a casa e rischiamo... Ne sta arrivando un altro, sempre sì. Con la spada. Loro hanno già sharpness a differenza nostra, però. Questo è un ammazzi? Problema. Ce la fai, ce la fai. Lui arrivo. Sì, arrivo quell'altro che ha già l'armatura, però, vediamo. Vieni, torna indietro se vuoi. Aia. Sul real power, dove pensi di andare, Ammazzalo. Quanti smeraldi hai preso? Io ne ho due. Io direi di aspettare un altro giro. Ok, già, è uscito. Una cosa è certa: i top killer della partita saremo noi. Guarda, già io ne ho tipo 7, 8, te ne hai già 10. Non lo so, guarda. Guarda quanta roba ha messo il giallo sul letto. Signor Steppi? Mi senti? Sono qua. Sì, sono qua. Vieni. Devo portarti la roba? No, vieni, torniamo a casa così. C'ho una bella sorpresa per te. Oh, ok. Le sorprese mi piacciono. Quando è il tuo compleanno? Il 20 maggio. Dai, facciamo un'eccezione, ti faccio comunque un regalo per il tuo compleanno, eh. Ok. Quanti sono secondo te? Secondo me sono 7. Mio Dio. Sono 9. 9 okay, belli smeraldini. Ok, c'ho una bella protezione in diamante. Gli altri 6, tieni. Fatti la protezione in diamante pure te. Per sicurezza, eh. Fatti la protezione. Quindi ci siamo arrivati davvero a 12. Ci siamo arrivati. Very good. Io direi già che in questo momento qualsiasi persona possa mettersi nel nostro cammino è rovinata. Esatto. Tu c'hai un bel piccone. Potentissimo, no, però se vuoi lo posso potenziare. Visto che io so che te col piccone fai le magie, vai. Ok. Potenzialo. La madonna. Distruggiamo tutti oggi. Guarda il giallo che zitto però ha spaccato il letto del verde. Ci siamo, vai. Poi mi dovrei spiegare come fai a correre sui ponti e a cambiare visuale, che ogni volta mi viene la paura che ti butti di sotto. In realtà dovrei smettere. Occhio! No, è caduto! Oh, vai! No, vai, è
ci credo. Quando vuoi, spacca tutto, spacca tutto, spacca tutto. È caduto. Ti difendo, non ti preoccupare. Sono pensi dentro, di andare. Sono in missione. Ehi, già. Bam! Cosa fai, canarino? Dove vai? Ma che team è questo? Abbiamo ucciso. Ok. Tra l'altro, il nostro letto è ancora. Guardalo. Il nostro letto è lì scoperto, tranquillo. È lì scoperto. In realtà non devono guardare se è coperto o meno. Basta leggere i nomi da cui appartiene. Si spaventano, se la fanno si sotto. Spaventano. Ma i verdi hanno abbandonato la loro base. Io vado a prendere i materiali. Oh mio Dio, no, è qua! No. Non mi morire, eh. Non dovrei morire perché mi stava prendendo a pugni. Oh no! Occio! Ah! Invisibile! No! È venuto invisibile! Cazzo. Non lo vedo. Provo a raggiungerti il prima possibile. Non ti preoccupare, l'ho ucciso. Ma tanto lo sai meglio di me che non serve a niente il letto per vincere. Il letto. Ma infatti, chi è che deve morire? Tu no. Hai intenzione di morire in questa partita? Assolutamente no. Sto facendo il giro di smeraldi per prendere la spada e diamante, così poi ce l'ho anch'io. Ti giuro, è venuto invisibile, non si vedeva assolutamente niente. Wow. Occhio! Cosa? Dove? C'è uno brutto qua, brutto, con l'armatura anche potenziata. C'è... Oh, vai. Oh, no, oh mio Dio! Sei vivo, oh, torna subito, torna! Ho mezzo cuore! Mezzo, te lo giuro sulla mia vita. Dai che sono riuscito a prendere perlomeno la spada di diamante. Prenditi una caterva di mele d'oro. Sta arrivando! Sono pronto, quando vuoi. Pronto? È da solo, ma dove vai? Ma dove vuoi andare? Con la spada di legno! Ma dove stai andando? Cosa vuoi fare questo? Con chi pensa di avercela a che fare? Forse allora riesco a comprare una palla di fuoco. Senti, guarda io il vorrei bianco. Farti vedere i bianchi, esatto. Che cazzo stanno facendo? Ora, io non ho ben capito cosa vuole fare questo. C'è un problema. Per entrare in quella base servono delle enderpearl. Oppure, senti, scusa, non ti vuoi divertire? C'hai l'uovo? No, tu hai le palle esplosive. È tutta l'ana. Vuoi fargliela esplodere? Ma sì, dai. Però c'è un problema. Quando ti ho detto che c'era una sorpresina per te, non hai preso la palla esplosiva. E ho detto hai preso l'Iron Golem. Esatto. Oh mio Dio, non ci credo. È per questo che ti ho detto che avevo un uovo di sorpresa per te. Quindi non possiamo far esplodere perché nulla. Tu pensavi fosse una metafora, invece era veramente un uovo. Ci abbiamo il coso se vuoi. Anche l'altro uovo. Potrebbe essere un attacco figo dall'alto, saliamo in cima alla nostra base al volo. Vai. Ah, andiamo. Prendiamo pure questo, così ci escono molti più materiali. Bene. La TNT la posso prendere, presa. Io ho preso l'ovetto, mi prendo gli altri blocchi perché non si sa mai. Tanto tu hai già il piccone, no? Ho tutto quello che ci potrebbe servire. Allora dai, sei pronto? C'ho anche l'accetta potenziata perché magari hanno messo tanta. Io tanta lo vedo, legna. guardalo, è là sotto. Ok, ho tirato l'uovo sperando che ti ci arriva. È un po' caduto verso la fine. Tento ai buchi. No, è perfetto. È perfetto? È perfettissimo. Vai, l'attacco a sorpresa. E tra l'altro è super silenzioso perché non se ne accorgono neanche, non fa il rumore della enderpearl. Tira la TNT adesso. Vado di TNT? Vai, io li guardo. Aspetta, da sopra. Facciamo così. Questo per primo, uno di questi e l'altro a seguire. Mi stanno sparando! Mi hanno sparato con l'arco da fuori dalla base. Gliel'ho rotto. Questi poverini sono entrambi fuori. Ah, sono già morti tutti e due? Mi sa di sì. No! Uno è vivo. Caspita, è venuto sopra? Ciao. Ma che cazzo sta facendo? Ma cosa? Sono quelle strategie che non potremo mai capire. Torniamo a casa e adesso andiamo a massacrare i grigi. Con 14 di oro, che ci prendo? Lo vuoi un arco? Bah, se mi regali un arco lo... Io so che sei bravo con l'arco, quindi... Questo è il compleanno, allora in anticipo davvero. Le frecce le prendo io, cheat. Ma non è neanche un pezzo d'oro. Che senso ha spare il culo ai gialli se poi non puoi rubargli tutti quanti i materiali? Hai veramente ragione. Ricorda che noi non abbiamo più un letto. Ci stiamo separando. Cerchiamo sempre di rimanere con i piedi per terra. Ho fatto tutto lo shopping che volevo. Dove ci incontriamo? Hai preso le scarpe tutte firmate quelle all'ultimo grido. Gucci boy. Ma quelli hanno una casa sopra la loro casa. Quanti diamanti hai? Perché io ne ho 4. Ma a sto uno punto solo. Ci possiamo permettere un maniac miner forse? Credo che ce l'abbiamo già. O no? Non lo so. Non ce l'abbiamo, ok, l'ho preso. Fa sempre comodo. Non ci serve nient'altro. Siamo messi troppo bene. Se vuoi ti ho lanciato anche l'altro per sicurezza. Adesso le frecce non sono più un problema. Ci manca solo un oggetto. Vediamo se leggi nella mia mente. Oh mio Dio. Allora cos'è? Un test? È un quiz? No. Un enderpearl. Bravo, bravissimo. Okay. Grigi arrivano, c'è anche il blu. Sì, stanno combattendo. Dai, io per sicurezza inizierei a muoversi verso il centro. Uno è Surreal Power. Ammazza Surri. Che vuol dire che Surri? Ha la skin di Surri. Ah, davvero? Non l'avevo mica visto. Se me li tieni lì in base, provo a farli cadere sotto con l'arco. Uno l'ho preso. Oh mio Dio, sto riprendendo pure l'altro. Mancava tanto. Occhio dietro il blu. Vedi che c'è la casetta sopra la sua cassa. Uno è disconnesso. Di quale? Adesso? Sì, dei grigi. Andiamo ora. Vuoi provare ad andare subito? Disconnesso Surri? No, non eliminato! Entrambi. Eliminato! Ok, buono. Sembra quasi un segno del destino. Sì, questa la vinciamo, questa ce la portiamo a casa. Se perdiamo per qualche motivo stupido, oh mio Dio. Potremmo che faranno, fare ragazzi? La stessa storia di prima del ponte. Che ne dici? Ok. Ponte di fatto con l'uovo, dici? E glielo facciamo dalla base del verde. Magari non se l'aspettano che è lateralmente. Se è un altro piano sono pronto a tutte le alternative. No, ascolto te, però dove sei? Perché ti ho perso. Base del verde. Enderpearl messa nell'inventario. Prendo un paio di TNT che fanno sempre comodo. Prendo il ponte. È lì. Sai cosa? Sei pronto?
Vai, preparalo, preparalo, e questo è distratto. Vai, 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 ho tirato il ponte. Spero sia un ponte buono. Sta cercando di tornare a casa. L'ho preso! Okay. Vai, 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 vai. Non è proprio il ponte, il migliore dei ponti. Se mi butta giù ora con qualcosa. Oh mio Dio, stavo per ammazzarmi con il tuo ponte. No, 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 no. Lo so, non è il migliore dei migliori. Però non fa niente. Ce la possiamo fare. Stai attento che potrebbero avere delle palle di fuoco. Senti, tu hai un piccone. Sei pronto? Io sì, c'ho il piccone. Ora qua, però... attacco kamikaze. Oh mio Dio, sei un pazzo, maniaco! Vai, 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 vai. Li ammazziamo, li ammazziamo, li ammazziamo. Rompigli il letto. Pazzo. Rotto, rotto il letto. Mena, mena duro, mena duro. Ma vengo! Dai così! Ci siamo riusciti! Quante uccisioni abbiamo fatto? Guarda gli steppi che twercano, guardali! Ma perché ce ne sono così tanti? Chi è quello vero? 88 di tanti, ti mando anche lo screenshot, aspetta. Ragazzi, spero vi sia piaciuto questo video in compagnia del re. Salve, signor re Stepney. Dove sei? Un re può salutare solo un altro re. Io sono il re del nord, tu sei il re del sud. mi piace questa citazione. La fotocamera è rotta, per questo non si vede granché. Comunque, questo video delle Bed Wars con Kendall termina qua. Spero che vi sia piaciuto, se ne volete altri mi raccomando spolliciate, commentate, condividete. Se ancora fate iscrivervi al canale, noi ci vediamo al prossimo video. Qua sta per tutto. Dite ora che non siamo i re delle Bed Wars, eh? Fate schifo, non siete veramente i re delle Bed Wars.